Le fonti Pocket News, in questo caso titolo della nostra trasmissione, non potrebbe essere più azzeccato perché, come leggete in sovrimpressione, parliamo del 2021, infatti con le notizie principali che in qualche modo ci stanno già accompagnando in questa prima parte dell'anno. Vogliamo chiederci quali sono effettivamente le notizie, le news con le quali vogliamo confrontarci. E la domanda sicuramente in un contesto sociale, storico, economico, chi più ne ha più ne metta, difficile come quello che stiamo vivendo, causato dal coronavirus, ci fa mettere in relazione necessariamente questo 2021 appena iniziato con l'anno che ci siamo lasciati alle spalle, il 2020. Ma è veramente così? Ce lo siamo lasciati alle spalle il 2020? La domanda primaria forse potrebbe essere proprio questa: quali sono le notizie che non sono assolutamente cambiate con il passaggio all'anno nuovo? Io saluto un collega, un giornalista di Libero, Fabio Rubini, che ne parlerà con me. Faremo una sorta di rassegna stampa insieme. Fabio, ben trovato, grazie per essere con noi sulle Fonti TV. Ciao Manuela, grazie, grazie a te e a tutti i tuoi telespettatori. Insomma, lo scenario è cambiato o no? È una prosecuzione, ahi noi, amara prosecuzione dell'anno 2020, questo inizio di 2021? Purtroppo sì, nel senso che è cambiato il numero finale dallo 0 all'1, ma non è cambiato, ahimè, il contesto. Forse è cambiato il fatto che rispetto al 2020 ancora abbastanza lontano, ma vediamo la luce dell'uscita dalla crisi sanitaria almeno. Però per il resto non è cambiato nulla, non è cambiato purtroppo la situazione sanitaria che è ancora piuttosto pesante, e non è cambiato nemmeno la confusione, non solo italiana, peraltro, bisogna dirlo, di gestire un po' tutta questa pandemia, gestione che sta andando un po' a tentoni, ogni paese cerca di trovare una soluzione e mi pare di capire che nessuno alla fine sia riuscito a trovare la soluzione ideale per riuscire a contenere questa pandemia. Per debellarla arriverà il vaccino, speriamo che le dosi comincino ad arrivare copiose, perché alla fine mi pare di capire che è l'unico modo in cui riusciremo a liberarci di questa prima emergenza. Poi dopo purtroppo ne arriverà un'altra, della quale magari poi parleremo, che è quella poi economica, che sarà quella poi, secondo me, che ci accompagnerà almeno per tutto il 2021. Assolutamente, io l'ho detto più volte, ma senza tornare poi su quelli che possono essere stati gli errori anche di valutazioni fatte, nel senso che ci possiamo tornare, ma quello che intendo io è che forse l'errore primario è sempre stato quello di distinguere le due crisi, quella sanitaria e quella economica. Mi rendo conto, io insomma questo va detto, che quando la prima ondata di coronavirus ha interessato il nostro paese come gli altri paesi, ma insomma noi guardiamo a casa nostra, è stato tutto talmente improvviso e nuovo che era ovvio scindere le due questioni, però forse abbiamo trascinato troppo a lungo questa divisione che invece deve andare, insomma, sullo stesso binario, deve procedere allo stesso modo. Tra poco però noi la faremo questa distinzione, Fabio, per dare anche dei numeri proprio relativi a quella che sarà necessariamente, perché questo dobbiamo metterlo in conto, una crisi economica importante non solo del nostro paese ma in generale a livello mondiale. Tu hai detto una cosa importante che ci dà modo di aprire un altro paragrafetto di questo approfondimento. Il 2021, seppur inizia ancora con la stessa emergenza sanitaria, potrebbe però piano piano avviarsi verso, come dire, un po' di sospiro, no? Un po' di luce che si potrebbe vedere intorno, in fondo al tunnel, proprio per l'uscita graduale dalla crisi sanitaria grazie ai vaccini. Ecco, sul vaccino tu hai già detto la tua, cioè che sembra, insomma, che le premesse non siano tanto confortanti per i classici ritardi all'italiana, cioè punto di domanda, temi che davvero potremmo essere penalizzati anche in questo? Beh, è quello che sta succedendo, perché comunque anche in questo caso ci siamo fatti cogliere abbastanza impreparati. Poi, vuoi per sfortuna, abbiamo puntato sul vaccino che probabilmente verrà approvato per ultimo. Quello magari, come dire, è anche stata anche una questione di sfortuna. Insomma, io immagino che Arcuri o chi per lui non potesse avere la sfera di cristallo e sapere quale vaccino fosse pronto per primo o per ultimo. Poi, sai, c'è anche un problema che comunque i vaccini vanno fatti, vanno prodotti.
E qui non è una crisi italiana o europea, è una crisi mondiale, quindi c'è una corsa di tutto il mondo, di tutti i paesi ad appropriarsi del vaccino. Poi noi, devo dire, ci abbiamo messo, come spesso purtroppo accade, la nostra buona dose di cialtroneria, perché se tu sbagli a fare la gara e compri le siringhe sbagliate, lì non è una questione di scienziati, è questione che tu hai sbagliato e hai comprato delle siringhe che non vanno bene per inoculare il vaccino, no? Certo. Se tu devi assumere 3.000 medici e 12.000 infermieri e fai la gara con 2 mesi di ritardo, finisce che questi medici arriveranno a fine gennaio e quindi la macchina si appesantisce ulteriormente. Quindi questo sicuramente è una cosa tutta nostra, tutta italiana, un po' come anche la famosa tavola dei colori, insomma, che anche in questi giorni in cui il DPCM sta per scadere, Certo. stiamo assistendo, insomma, 2 giorni saranno arancioni, 3 gialli, 2 non si sa, poi cambiano i criteri. Cioè, come fa un paese a ripartire, se non sa quando potrà farlo, come potrà farlo, con che regole potrà farlo, perché gliele cambiano ogni 15 giorni. Diventa difficile. Poi io sono un inguaribile ottimista e per cui mi attacco, come dire, al vaccino e a quella luce di cui parlavo per cercare di uscirne. Sì. E poi ti preciso, scusami, anche solo ancora una cosa. Le mie critiche ovviamente sono sulla gestione del vaccino, non sull'utilità del vaccino. Con buona pace dei Novax, io credo nella scienza e credo che il fare il vaccino e vaccinarsi il più possibile tutti sia l'unico modo per uscire da questa crisi sanitaria. Ti faccio una domanda un po' scomoda, so che poi dopo non è, ma credi che dovrebbe essere obbligatorio il vaccino? Anche se poi non è possibile farlo, è per quello dico un po' scomoda, ma insomma dovrebbe essere, sarebbe buona ratio, insomma, renderlo obbligatorio? Allora, io penso che in un primo momento non sia necessario, nel senso che secondo me prima bisognerebbe capire quanti italiani effettivamente lo vorranno fare e quanti no. Io, secondo me, saranno la stragrande maggioranza degli italiani che vorranno vaccinarsi, a dispetto appunto di chi fa molto rumore, ma poi alla fine mi pare di capire abbia pochi numeri dalla sua parte, oltre che poche ragioni scientifiche. Quindi, secondo me, in un primo momento bisogna capire come va questa campagna vaccinale. Se poi, evidentemente, come dire, il problema del coronavirus non dovesse essere risolto perché ci si vaccina in pochi, si potrebbe anche arrivare a questo. Però io credo che almeno in questa prima fase non ci debba essere l'obbligatorietà. Ok, certo. Bisogna un po' puntare sul buon senso della gente, anche perché, sai, siamo sempre lì, cioè essendo una crisi mondiale, non è che se si vaccinano tutti in Italia e in Germania non lo fa nessuno, sparisce il coronavirus, continuerà a circolare. Non è nato in Certamente. Italia il coronavirus, quindi è molto più complesso. Secondo me è un ragionamento quello sull'obbligatorietà che bisognerà fare probabilmente tra 10-11 mesi, ecco, capire un po' quanti si sono vaccinati e quanti no, però secondo me in Italia la soglia del 70-75% che dicono gli esperti è quella che permetterà di fare l'immunità di gregge, secondo me la raggiungeremo. Assolutamente sì. Quindi mi viene da dire, Fabio, la prima sfida che forse non siamo riusciti a cogliere e che si è aggravata, diciamo così, a causa del coronavirus è stata quella, ancora una volta, dell'incapacità di snellire la burocrazia. Perché, insomma, se quello l'avessimo fatto, tanti step e tanti meccanismi sarebbero stati sicuramente più bypassati e oliati, no? Credo che tu sia d'accordo. Anche quello relativo poi alla gestione sanitaria, perché, insomma, anzi, quando si parla di sanità, insomma, la burocrazia la fa un po' da padrone, no? Perché se tutto viene rallentato, Dio ce ne scampi. Allora, altro tema, la politica che va a intersecarsi poi, no? Altra notizia. Quanto ha contato anche il fatto che in Italia lamentiamo e ci sia di fatto una instabilità politica sempre latente, o meglio, neanche troppo latente, cioè il fatto che tutto venga rallentato anche per, come dire, tensioni interne al governo, che si sono fatte sentire di più, peraltro in quest'ultimo periodo? Ha contato molto sia l'instabilità sia anche un po' l'incapacità politica di questa classe dirigente, un po' tutta,
diciamoci le cose come stanno, no? Io non ho visto in questa crisi, non ho visto statistiche. Anche la Merkel, che sicuramente è quella più stabile, anche perché ha un governo di larghe intese, quindi che si può permettere anche scelte più difficili, però ha avuto le sue belle difficoltà, meno di tanti altri, ma comunque le ha avute anche lei. Quindi, insomma, io di grandi statisti in questo momento in giro non ne vedo, soprattutto poi da noi in Italia. E l'instabilità conta molto, perché l'instabilità non consente di prendere decisioni serie, decisioni anche forti, che dovrebbero essere prese tutte insieme. Quando Conte dice facciamo il tavolo anche con le opposizioni, ma poi le opposizioni vengono convocate solo nel momento in cui il governo ha già preso le decisioni e vengono comunicate le decisioni all'opposizione, non è fare un tavolo tutti insieme. Ora, io non so se la soluzione è quella di fare un governo di grande coalizione, dove cercare di tenere dentro tutti in modo tale che tutti in un certo senso si prendano la responsabilità di queste decisioni. Non lo so, perché vedo posizioni nettamente difficili. Io francamente credo che forse la cosa migliore, e mi pare che anche Mattarella ormai si sia sostanzialmente arreso a questo scenario, sia forse, sarebbe stato quello forse di andare a elezioni qualche tempo fa, e di far dire al paese da chi volevano essere guidati e chi doveva prendere delle decisioni con il favore di un voto popolare, perché è evidente ormai a tutti che questo Parlamento non è espressione della volontà popolare. Anche questo è un problema un po' tutto nostro, e soprattutto ultimamente è per quello che io parlavo di instabilità politica, indipendentemente appunto alle incertezze che in questo momento sono all'interno del governo, proprio anche il fatto che ogni volta andiamo a votare, quante volte abbiamo votato, voglio dire, in questi ultimi anni, senza riuscire ad avere effettivamente un governo che fosse risultato del voto popolare, no? Come hai giustamente detto tu. Quindi chiaramente è un qualcosa che continua a rotolarsi, a intricarsi su se stesso. Questo è chiaro. Il concetto di tutti insieme, poi, no? Io mi sto segnando anche quello che dici tu in Italia, è molto relativo, perché sappiamo bene come smontiamo, rimontiamo, ripartiamo da zero, anche magari delle cose che potrebbero essere semplicemente sistemate, non appunto smontate, solo per il gusto di, scusate l'espressione un po' colorita, metterla in quel posto a chi ha preceduto, quindi a chi appartiene a un partito diverso, no? Di riferimento. Vabbè, Sono però. d'accordo. Ok, sei d'accordo, insomma, Fabio? Sì, assolutamente. È quello che dicevo, cioè, forse quella sarebbe la soluzione ideale, no? Dove tutto l'arco politico si prendesse le proprie responsabilità e decidesse di uscire da questa crisi anche con decisioni difficili, che poi bisogna prendere in questi momenti tutti insieme. Però onestamente mi pare un'utopia in questo paese. Ecco, cioè, insomma, ormai riusciamo a dividerci anche sulla cosa più banale, più semplice, figurati sull'uscire da una pandemia. È per questo che dico che probabilmente la soluzione migliore sarebbe stata, magari quest'estate, così come si è votato per le regioni, per molti comuni, eccetera, andare a votare. In Italia sembra che sia un problema, in Inghilterra l'hanno fatto 3 volte nel giro di poco più o poco meno di un anno, adesso non ricordo, ma insomma, nel giro di veramente pochissimo tempo hanno fatto 3 elezioni. Fin quando non hanno trovato, a un certo punto gli inglesi hanno detto: diamo le chiavi in mano a Boris Johnson e vediamo come va. Sì, Ma gli hai hanno dato ragione. il potere di Certo. poter decidere. Qua invece è tutto un rimpallarsi per il senatore in più, il senatore in meno, il partitino in più, il partitino in meno, che prende una posizione o ne prende un'altra. Non se ne esce veramente più. Tutto questo contando che in tutta questa legislatura, sia il governo giallo-verde, Lega 5 Stelle, sia questo giallo-rosso, PD 5 Stelle, sono due alleanze assolutamente innaturali, con forze politiche che la pensano su molti temi in maniera diametralmente opposta, e quindi figurati a mettere insieme tutte queste diversità in un momento storico così complicato è impossibile.
Diamo qualche numero così metto insieme altri spunti per fare ulteriori riflessioni. Numeri economici, partiamo dal crollo del PIL, del prodotto interno lordo italiano. Si parla di una perdita da oltre, quindi il crollo del PIL italiano corrisponderà a una perdita, per dirla più precisamente, da oltre 170 miliardi di euro nel 2020. Quindi figuriamoci poi le perdite che andranno ad aggiungersi anche, con il nuovo anno. Questa è una prima stima che è stata presentata proprio a causa dell'emergenza Covid. Altri numeri che volevo mettere sul tavolo sono che nel 2020 sono state chiuse 390.000 imprese con settori che sono stati profondamente colpiti più di altri. Tutti siamo stati interessati chiaramente, ma alcuni, basti pensare al turismo, il settore degli eventi, insomma, sono chiaramente stati annientati un po' nel 2020. È brutale dirlo, ma è così. Questo è secondo alcune stime di Confcommercio. 200.000 autonomi sono stati praticamente spazzati via, anche questo perché insomma chiaramente hanno dovuto cercare di sorreggersi sulle loro gambe, però se non c'è benzina è chiaro che come fanno a sorreggersi più di tanto. Questo insomma perché voglio mettere in evidenza alcuni dei numeri, perché poi sono solo peraltro provvisori, perché mi piacerebbe capire con te Fabio se effettivamente possiamo guardare al futuro in modo un po' più ottimistico, anche basandoci sugli aiuti che il governo ha messo a disposizione di imprese e singoli, sia nei mesi scorsi, quelli che dice metterà a disposizione nei prossimi mesi, e anche grazie, lo metto tra virgolette perché chiedo se questo può essere un aiuto, ai fondi che arriveranno dall'Europa, dal Recovery Fund. Allora, sui fondi che fin qui ha messo a disposizione delle varie categorie, ti direi che non c'è da essere ottimisti, nel senso che l'unica cosa nella quale questo governo è riuscito a mettere d'accordo tutte le categorie è che questi aiuti non servono a nulla, tralasciando poi tutta la selva del bonus monopattino, il bonus televisore, il bonus, tutte queste cose che francamente, delle quali, come dire, non si capisce l'utilità, o quantomeno insomma, nel piano complessivo non si capisce l'utilità, soprattutto nel momento in cui ci sono state delle intere categorie che sono state completamente ignorate dai vari decreti ristori. Poi si è rincorso, si è cercato di dare degli aiuti, però anche tutti questi aiuti a me sembrano aiuti spot, cioè mi pare che manchi a livello proprio di governo una strategia complessiva per cercare di aiutare l'economia di questo paese. Cioè, per carità, è ovvio che se io sono uno che non riesce a lavorare e prendo 600 euro è meglio di niente, ma con quei 600 euro lì non è che mi risolvo i problemi di una vita. Cioè, se io devo stare fermo con la mia attività, tu giustamente hai citato forse le due categorie che più sono state penalizzate da questa crisi, che sono il turismo, il mondo degli spettacoli, dell'intrattenimento, della convegnistica, di tutte Sì, queste eventi in cose. generale, Cioè, certo. non è che se gli dai 600 euro una tantum risolvi il problema della categoria, no? E mi pare che manchi un come dire. Un tema, come posso dire, cioè un piano generale, ecco, per aiutare tutte queste persone. Certo. Dopodiché, invece, tornando sui fondi europei, io ho un grosso punto interrogativo, nel senso che sicuramente siamo davanti finalmente forse al primo momento nella storia in cui l'Europa si è resa conto che o interviene in maniera pesante sulle politiche europee o l'Europa non ha più ragione di esistere. L'Unione Europea, intendo, Sì, no, certo, l'istituzione Unione Europea, l'istituzione, sì. no? Però proprio per questo la narrazione che viene fatta in Italia di questi fondi europei mi pare un po' troppo semplicistica. Cioè, loro sostanzialmente ci si stanno spiegando che arriveranno questa montagna di soldi a pioggia, un'occasione che non possiamo perdere e che potremo fare un sacco di belle cose. In realtà non è proprio così, nel senso che in maniera anche comprensibile e secondo me anche giusta, questi fondi hanno invece un sacco di vincoli per poter essere spesi. Che non sono la troica, non sono le pensioni, non sono queste cose qui, no? Ma sono dei piani e dei progetti che hanno una forte condizionalità per poter essere approvati dalla Commissione e quindi ricevere i fondi del recovery.
Certo. Io l'esempio che un po' tutti fanno, che è quello forse più semplice, è quello dell'autostrada, no? Cioè io non posso decidere, io decido, voglio costruire un'autostrada. L'Europa mi dà i soldi e io la faccio. Questo è quello che ci stanno spiegando. Sì, La realtà è è vero, diversa, no? Cioè, è vero, è vero. nel senso che tu puoi accedere a questi fondi se dimostri che con questa autostrada riesci ad ottenere tutta una serie di obiettivi economici, sociali, ambientalistici, ambientali, eccetera, eccetera, allora puoi ricorrere a questi fondi. Considerando la capacità nostra di paese di spendere i fondi europei, faccio un po' fatica a essere ottimista. Spero di sbagliarmi, però faccio un po' No, fatica, no, ecco, no, no, però ma non. certo, il fatto che siano anche giustamente, no, incanalati in alcune, Assolutamente. non ci permette di muoverci come vogliamo. Mi viene da dire che poi questi fondi che vengono dati ai paesi membri dell'Unione Europea, anche lì, bel punto di domanda perché ciascun, e che hanno appunto degli obiettivi collettivi, cioè della collettività appunto dei membri dell'Europa, però mi viene da dire che ciascun paese è diverso al suo interno, no? Quindi a livello strutturale magari noi avremo bisogno di andare a spendere per un determinato settore, cosa che magari non possiamo fare. Un altro paese avrebbe bisogno di dirottare queste risorse su un settore e magari non può farlo. Insomma, quindi è per quello, dice, la sicuramente sono importanti, ma non potranno essere la risoluzione a tutti i problemi che in questo momento stiamo mettendo sul tavolo. E soprattutto credo, Fabio, che l'errore più importante da sottolineare sia quello di mettere necessariamente in relazione questi fondi con i problemi dettati dal coronavirus. Cioè, noi non è che con il recovery fund possiamo andare a sistemare tutto quello che c'è da sistemare a causa dell'emergenza coronavirus. Credo che sia questo l'errore di valutazione che stiamo facendo. Ecco. Sì, guarda, anche perché l'esempio che facevi tu è calzante, i 30 miliardi che negli ultimi 10 anni più o meno sono stati tagliati dalla sanità, Sì. non è che li possiamo recuperare con il recovery, Esatto. perché questi 30 miliardi sono degli investimenti che sono strutturali, che restano. Cioè se io devo assumere più medici perché mi mancano, se devo aprire più ospedali perché ne ho chiusi troppi e adesso mi rendo conto che la sanità non funziona più, non è che l'ospedale lo apri con recovery e poi lo lasci lì, poi l'ospedale lo devi mantenere. Quindi questi per esempio sono tutti investimenti che tu, ammesso che tu possa fare con i fondi del recovery, cosa della quale peraltro dubito, ma sarebbe sbagliato perché sono invece investimenti che tu devi fare con il tuo bilancio, con il tuo indebitamento, perché poi li devi mantenere. E poi ci sono invece tutto un rilancio economico e di settori che invece puoi fare con il recovery fund. Lo fai se hai un piano per farlo. Mi sembra di capire che l'Italia questo piano non ce l'abbia e su questo devo dirti che le bizze di Renzi questa volta sono tutt'altro che sconclusionate. Anzi, io credo che in questo momento sia forse l'unico all'interno della compagine governativa ad averci capito qualcosa di questa situazione. Sì, anche se mi auguro poi che non subentrino, ma questo non lo sapremo mai noi comuni mortali, che non subentrino poi, come dire, obiettivi più politici che sociali di sistema paese, mettiamoci, siamo Certo. capiti, insomma. Però chiaramente, insomma, delle questioni bisogna sollevarle adesso, se no potrebbe essere troppo tardi. Fabio, noi siamo praticamente in conclusione, ma quindi come vedere il futuro? Cioè, ancora dalle tinte molto fosche, anche perché, soprattutto parlando di economia, veramente il punto della situazione si potrà fare solo tra un po' e quindi dobbiamo cercare di capire che direzione prendere. Ma secondo te davvero potrebbe essere plausibile un cambio al governo? Cioè potrebbe aiutarci in questo? Non complicherebbe ancora di più la situazione? Allora, io penso che la renderebbe più chiara, nel senso che, come ti dicevo prima, cioè se si va a elezioni e dovesse uscire come una maggioranza, poi che sia di centrodestra, di centrosinistra, grillina, quello lo decideranno gli elettori, ognuno di noi ha la propria opinione, no? Però sarebbe una cosa sicuramente, secondo me sarebbe un motivo chiarificatore, perché comunque chi va a governare ha un mandato chiaro da parte del popolo a fare delle scelte. Fa delle scelte e si assume delle sue responsabilità. Peraltro ti dico, io non la vedo neanche così impossibile per quello che dicevi tu, cioè per delle pure strategie politiche. Sì. Nel senso che la scommessa di Renzi di far nascere il governo giallorosso era quella di diventare l'idolo, di tornare ad essere l'idolo di un certo popolo di sinistra o di una Sì, certa area di certo, sinistra.
Certo. Mi sembra che in questo anno e passa in cui questo esperimento non ha dato i suoi frutti, il progetto politico di Renzi non sia per nulla decollato. Cioè le percentuali, anche di quelle poche volte che ha presentato qualche candidato per le votazioni, è andato malissimo, non male, no? Renzi. Quindi, secondo me, cioè, fondamentalmente potrebbe anche non avere nulla da perdere a far cadere il governo e a cercare nuove strategie politiche. Quindi io non la vedo così impossibile. Ok. Poi, certo, poi bisognerebbe essere nei palazzi a capire, invece molte altre componenti, come per esempio molti 5 Stelle che sono lì aggrappati, incollati alla poltrona e non la vogliono mollare. Però io non lo vedo. Cioè, se me lo chiedevi un mese fa o 2 mesi fa, ti dicevo che era impossibile, si arrivava a fine legislatura. Secondo me, con Adesso questa nuova meno. crisi, con Conte che comunque si è impuntato a mettere nell'angolo Renzi, io penso che ci si potrebbe anche Non arrivare. so se è un caso, però effettivamente gli ultimi sondaggi riferiti a Conte danno un gradimento che è effettivamente molto calato da parte degli italiani nei confronti del Presidente del Consiglio. Ripeto, non so se è per la presa di posizione politica anche nei confronti di Renzi, però sicuramente può aver contribuito. Allora, ti devo salutare Fabio, volutamente non ho dedicato in questo spazio, ma magari lo faremo. Anche un angolino sull'informazione, perché secondo me l'informazione ha un po' di mea culpa da farsi pensando al 2020 e pensando all'emergenza coronavirus. Facciamo così, ne riparleremo, ma ci auspichiamo, visto che stiamo parlando del 2021, che anche noi, mi metto in mezzo io, giornalisti, cercheremo di portare avanti, di condurre una narrazione che sia quanto più fedele alla realtà, senza cercare sensazionalismo, senza cercare necessariamente gossip, notizia, nel senso che a volte sai, no? Il terrorismo psicologico intorno al Covid è stato aumentato proprio da quello che a Certo. livello mediatico veniva fatto emergere. Quindi, insomma, credo che tu sia d'accordo con me perché so come Assolutamente. lavori e so che insomma, alla base del tuo lavoro c'è sempre l'etica e la deontologia professionale corretta. Quindi, insomma, mi permetto di dirlo, Grazie. magari ne parleremo, magari ne Va parleremo. bene, volentieri. Fabio Rubini, grazie, grazie per questa sorta di rassegna stampa che abbiamo voluto fare e a presto sulle fonti TV. Grazie a te, buon anno. Grazie. E allora, anno 2021, naturalmente da adesso in avanti, tante saranno ri le riflessioni che faremo qui sulle fonti TV. Grazie per aver seguito questo Pocket News.